Allora, buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Arte Atelier. Questa sera abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Paolo Catalano, che è uno dei protagonisti della produzione cinematografica che Guglielmo Brancato sta realizzando, che è Semaforo Rosso, un film del quale vi parlo spesso durante le dirette che conduco. E che vogliamo continuare ad avere la giusta visibilità nei confronti del pubblico attraverso il ciclo di interviste che inizia proprio in remoto, perché insomma, a causa DPCM, insomma, era complesso chiedere a questi ragazzi di arrivare fino a Milano, e quindi approfittiamo della tecnologia per poter intervistare il primo, direi, no? Il nostro frontman, che è Paolo Catalano, al quale do il Buonasera a benvenuto tutti, subito. buonasera. Sono qua. Fatti vedere, eccoti qua. Eccomi, mi vedete? Buonasera. Ciao Paolo, buonasera e bentrovato. Paolo Catalano è l'attore protagonista di Semaforo Rosso, alias Enea. Ok, questo nome importante, no? Questo nome, se è vero che nel nome è il destino, insomma, hai detto niente, giusto? Sì, è un nome Paolo, epico, un che... nome epico. esatto, bravissimo. Paolo Catalano, che è già un professionista, niente male nel mondo, però nello specifico, ad oggi, correggimi se sbaglio, del doppiaggio. Il doppiaggio è qualcosa che voglio provare a realizzare. Sto lavorando sul doppiaggio, ma in realtà io vengo dal teatro. Ho lavorato per anni in teatro. Il doppiaggio, sì, ultimamente sto anche lavorando col doppiaggio, ma io ho fatto per anni teatro, ho studiato teatro, insomma, e poi eccomi qui. Hai studiato teatro a Palermo? Sì, ho studiato teatro per 4 anni presso un'Accademia Internazionale di Arte Drammatica di Palermo. Mi sono cimentato in diversi spettacoli fin dall'età di 16 anni. Dopo un piccolo periodo di pausa causato da alcune mie scelte personali, perché dovevo un po' inquadrare la mia strada, sono venuto in contatto per puro caso con il regista del film. Nel frattempo ho anche fatto Guglielmo. diverse, sì, ho anche fatto diverse esperienze in ambito di cortometraggi, comunque di stare davanti alla videocamera, ma io vengo prettamente dal teatro. Vieni prettamente dal teatro, dimmi alcune cose che hai fatto per curiosità nostra, per capire che Beh, ruoli hai interpretato. io quando studiavo mi sono preparato a interpretare qualsiasi ruolo, dal drammatico al comico. Ho esordito come coprotagonista, mi ricordo che il mio primo spettacolo è stato una commedia in cui interpretavo Mercuzio non in un Romeo e Giulietta convenzionale, ma in un Romeo e Giulietta rivisitato. La commedia si chiamava Romeo e Giulietta peccavo nel come. Era un po' un qualcosa di un pochettino sperimentale, ma molto, molto, molto Sperimentale. carino. Sì. Ok. Molto carino. Ho fatto poi qualche varietà. Ho fatto tutti i generi, ho anche lavorato in villaggio in passato quando ero più giovane, quindi ho anche fatto cabaret tra Senti, ma tutte è il passaggio dal teatro al cinema com'è? le... L'interpretazione cinematografica è vero che è così diversa da quella teatrale? Allora, io tieni conto che io sono ancora giovane, devo fare molta esperienza, A però ti proposito, posso dire bravo, sei ancora giovane, classe. Allora, Paolo Catalano, classe. 1996. Sei giovane, sì. Diciamo che da un punto di vista cinematografico, io penso che al giorno d'oggi, anche se una persona non ha mai fatto dei film veri e propri ancora, oramai abbiamo così tanti mezzi per cui possiamo entrare nel mondo del video multimedia come se niente fosse. Per questo ti sto dicendo che ho fatto svariati cortometraggi, piccole produzioni, ma ne ho fatti svariati. Ho potuto notare fin da subito questa differenza. In teatro c'è qualcosa che nel cinema non c'è, che è il contatto con il pubblico. È vero, sì, esiste questa quarta parete, però il teatro rispetto al cinema ha un concetto fondamentale, che è uno dei concetti cardine del teatro, che è l'ik et tunc, quindi il qui e ora. Non c'è possibilità di rifare una scena se sbagli. Le emozioni vanno vissute in un certo modo, non che al cinema non si vivano, ma nel cinema si vivono in modo diverso. Quindi all'inizio per me è stato abbastanza drammatico, anche perché ho dovuto e sto
prendo consapevolezza e naturalezza del mio ruolo. Però il cinema ha la capacità di essere fruibile, secondo me, a un pubblico molto, molto più vasto. E tramite il cinema si possono raccontare degli aspetti della vita, si possono anche amplificare, e quindi si può far diventare lo spettatore conscio del dramma che sta vivendo il personaggio. Il cinema è una lente di ingrandimento, secondo me, delle emozioni che il personaggio sta vivendo. E questa è la sua peculiarità, o ne hai registrate anche altre? Non è oggettivamente più complesso, ma non per una questione di rapporto con il pubblico o meno, cioè dover entrare in una parte che devi poi seguire minuziosamente, in un certo senso senza neanche la possibilità di improvvisare, seguendo un copione che è molto preciso, degli schemi. Correggimi se sbaglio, il cinema è anche un po' più rigido, forse, rispetto al teatro? Dipende molto dai registi, penso. E con Guglielmo com'è? È così? Non è così? Guglielmo, abbiamo fatto un paio di cosine insieme, questo sarà il nostro primo grande lavoro. Guarda, ti faccio un esempio pratico. Ho letto la sceneggiatura che Guglielmo mi ha dato. Guglielmo mi ha detto che vuole che noi attori siamo abbastanza liberi nel capire quale può essere la giusta interpretazione di una battuta piuttosto che un'altra, anche inserendo degli intercalari che ci possono venire in mente dall'interpretazione per rendere l'interpretazione più naturale. Quindi Guglielmo, da quanto sto vedendo io, sotto questo punto di vista lascia un po' più liberi. Però certo, ci sono delle cose nel cinema che devono essere quelle e così devono rimanere. Ad esempio, se un'inquadratura è fatta in un certo modo, io attore non posso spostarmi come voglio. Non so se mi spiego, perché mi è capitato che certe volte magari dovevo dire una battuta in un certo modo piuttosto che in un altro, perché magari sei uscito dall'inquadratura che magari c'era quel determinato campo di fuoco. Di fuoco perfettamente, c'è anche il linguaggio del corpo, mica solo quello, no? Della voce. Sì, poi scusa se ti interrompo, una cosa fondamentale nel cinema è che viene posta l'attenzione su quelle che sono tutte le espressività facciali, il minimo linguaggio del corpo, cioè muovere un sopracciglio può significare un sacco di cose che magari nel mondo del teatro invece non ci sono. Poi dopo ti chiederò di fare le voci dei grandi personaggi americani. Va bene. Senti, è vero che durante le riprese a un certo punto il direttore della fotografia voleva un certo tipo di luce, non c'erano gli strumenti durante le riprese del teaser, intendo dire, e quindi ti sei trovato a recitare con delle persone appese al soffitto con le luci per fare... Sì, assolutamente, a tenere gente che teneva, non so come si chiamano, quei pannelli che servono per... Non lo so neanche io. Alle americane? Sì, le americane. Okay. Le americane, pannelli, mi ricordo che per quando abbiamo girato il primo teaser... quello che abbiamo girato a marzo 2020, mi ricordo che per simulare quella che viene chiamata in gergo tecnico la carrellata, cioè quando una inquadratura, quando una ripresa viene fatta... piano sequenza. Sì, esattamente. Mi ricordo che il direttore della fotografia con il cameraman si sono messi sopra questo tappeto che veniva spinto dagli altri, così che piano piano poteva venire fuori questo effetto. Tutto molto artigianale, ok, sì, tutto sì, molto sì. Artigianale. Ovviamente quando si fanno le cose senza fondi, diciamo, bisogna arrangiarsi, e penso che noi ci siamo riusciti abbastanza bene. Assolutamente sì, anche perché il primo teaser ha avuto già un successone, mi ricordo quando lo abbiamo fatto vedere la prima volta, da lì se vuoi Paolo addirittura che è nata l'idea di creare le condizioni affinché potessero arrivare appunto i fondi dei quali tu parli in maniera finale. Alla produzione di Semaforo Rosso, nel quale hai deciso di entrare, tu hai deciso di entrare a far parte lavorando in maniera assolutamente gratuita, tra le altre cose, ma a prescindere dal fatto che naturalmente in origine questo progetto fosse a zero budget, tu perché hai deciso di fare questo? Cosa ci hai visto? Ti è piaciuta la sceneggiatura? Ti è piaciuto il soggetto? Ti è piaciuto l'attore che avresti, il personaggio che avresti dovuto interpretare? Cos'è che ti ha convinto? Allora, le risposte a questa domanda sono due. La prima domanda, che è molto generale,
Io penso che sia fondamentale sperare nella vita, soprattutto a 24 anni. Per cui quando Guglielmo mi ha dato quest'idea, mi ha proposto questa follia, che allora era una follia, adesso non lo è più, quando mi ha proposto questa cosa, io subito mi ci sono buttato. Perché certe volte bisogna partire con l'idea, devo fare più cose possibili. In secondo luogo, io è vero che parto con l'idea che bisogna fare più cose possibili, però col tempo sto imparando a selezionare quello che devo fare e cercare di capire, anche se è presto per farlo, cercare di capire quale percorso artistico possa descrivermi di più. E nel progetto di Guglielmo io vedo qualcosa, credimi Alessio, voglio che mi credano anche i telespettatori. Un qualcosa che in Italia non dico che non si vede, ma si vede poco. Si vede poco e inoltre Guglielmo penso che abbia un linguaggio espressivo e fotografico che veramente io non vedo in nessun'altra persona. È ovvio che essendo un progetto cinematografico fatto da sì, ragazzi che hanno avuto un po' di esperienza, ma comunque per molti alla prima esperienza, insomma, non c'era, è stato creato tutto così, ok? È ovvio che non si può essere certi al 100% di quello che verrà fuori, però passo dopo passo stiamo creando le condizioni tali per fare un prodotto, secondo me, da un punto di vista creativo incredibile. Non so come altro dire, cioè vorrei parlare della trama, ma non posso, ok? Perché Che sia hai dal. detto, dandomi questa risposta molto precisa. Scusami, l'audio che va un po' e viene in questo Sì. momento, perdonami. Tanto l'importante è che stia acquisendo bene Guglielmo, che in questo momento ci segue perché sta registrando questa intervista per noi. Mentre tu facevi questo discorso che ascoltavo con attenzione, mi è rimasta nelle orecchie una parola chiave, che è qualcosa che in Italia non si fa abbastanza, si fa molto poco, non si fa. Probabilmente con un po' forse la passione piuttosto che anche la volontà che sarebbe necessaria. Cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è, penso che sia arte nelle sue più svariate forme. E questo penso che sia perché appunto la persona che ha ideato la sceneggiatura e che sta curando la regia proviene da un mondo artistico già, da un mondo che è quello della fotografia. E in questo film, anche nella sceneggiatura stessa, si vedono incontrare questi due mondi. Il mondo delle. Cioè, si vedono incontrare i tanti universi delle arti visive, secondo me. E non solo, per quanto riguarda la trama, questo film, anche se non ne posso parlare, è un dramma psicologico, secondo me, geniale. Purtroppo non so cosa dire perché non Sì, posso dire capisco, troppo, sapendo. ok? Lo so, hai Purtroppo, ragione, però scusami, hai ragione, hai posso ragione. dire ai So a cosa telespettatori. ti riferisci perché ho letto la sceneggiatura, quindi io so a cosa ti riferisci e sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che non ci si può spingere oltre. Sì. Ecco. Diciamo che per quanto riguarda la sceneggiatura ha subito delle continue evoluzioni da quando è stata ideata. E adesso penso che sia arrivata alla sua maturità massima. Voglio dire, una piccola curiosità sul finale della sceneggiatura. Ho messo mano io, nel senso che ho messo un grillo nella testa a Guglielmo e Guglielmo mi ha ascoltato e penso che dia un senso finale a tutto quello che vedevo. Veramente quello che voglio dire è che questa sceneggiatura può far entrare lo spettatore in quello che è il dramma di un personaggio che alla fine è una persona. Sono dei momenti che tutti noi viviamo nella vita, qualcosa in cui chiunque si può ritrovare. Non so cosa posso dire e cosa non posso dire, quindi. Nient'altro, va benissimo così. Vorrei usare l'ultima parte di questa intervista per chiederti di prendere un attimo il mio posto e di fare quello che faccio io durante
tutte le dirette che conduco. E nel caso specifico di che cosa si tratta? Una volta tanto, visto che ci sei qui tu e poi ci sarà Cecilia e poi ci sarà Federica e via dicendo, dillo tu al pubblico un motivo per il quale dovrebbe aiutarci a produrre Semaforo Rosso. O meglio, non un motivo, il tuo motivo. Aiutare a produrre Semaforo esatto. Rosso attraverso la contribuzione che stiamo chiedendo. Aiutare a produrre Semaforo Rosso è un piccolo passo verso la creazione di una, possiamo chiamarla casa di produzione, giusto? Chiamiamola casa di produzione che può sfornare in futuro prodotti, secondo me, di grandissima qualità. E penso che se le persone che guardano questa intervista, che guardano il tuo canale, sono delle persone interessate alla, questo credo che sia uno dei modi migliori per investire. Perché tutti i ragazzi che lavorano a questo prodotto hanno le potenzialità e soprattutto le idee per sfornare dei validissimi prodotti artistici di alto livello. E che, come tutte le cose, mancano i fondi. Adesso un pochettino chiaro. Diciamo che... No, dobbiamo crescere, ovviamente dobbiamo crescere. Fin qui non voglio dire che abbiamo giocato, ma quasi. Io non voglio permettermi... Sì, io l'ho detto nella mia intervista registrata, quella che c'è anche sul sito, che è un'opportunità da non perdere. Ho detto che troppo spesso si parla di arte, di cultura, senza mai fare nulla di concreto, ok? Magari sì, ci si compra il quadro per metterlo nel tuo soggiorno, che è un grandissimo gesto, per carità, ma finanziare la cultura dalle radici, ok, è qualcosa che secondo me le persone non possono perdere. Questa mi trovi idea. Perfettamente d'accordo, soprattutto sull'ultima frase, finanziare la cultura dalle radici, e voi siete le radici anche perché siete ragazzi molto giovani, siete le radici perché siete a una prima esperienza, siete le radici perché potevate scegliere di fare cose completamente diverse, invece vi siete lanciati in un mondo che è complicatissimo, mal pagato, spesso e volentieri gestito, se vuoi anche in maniera un po' nepotista, insomma vi siete messi proprio in una roba difficile, e quindi sì, siete proprio la radice, hai usato un termine che mi sembra francamente perfetto, ok? Paolo, ti ringrazio del tempo che hai dedicato grazie, al pubblico. Grazie a te, Alessio. Io spero che il messaggio arrivi e che le persone, che il pubblico capisca che questa è un'occasione unica. Assolutamente sarà così, vedrai che sarà così. E scusami, tra l'altro, uno spoiler magari lo possiamo fare, ma tu che parli tutti i giorni con Guglielmo, sì. Ma Semaforo Rosso quando, teoricamente, a prescindere adesso un attimo dal budget, quando potrebbe venire pronto? No, Semaforo Rosso, noi contiamo di finire le riprese nel primo di maggio, perché le riprese iniziano per maggio, a febbraio, okay. E finiranno a maggio, post-produzione, eccetera. In teoria, quindi le produzioni potrebbero cominciare già da giugno? Domanda? No, allora che io sappia, in teoria abbiamo fissato come data possibile di prima visione del film settembre. Ok. Ora non so i motivi, però... Sì, ma stiamo spoilerando. Sì. Spoilerando. No, il film potrebbe essere pronto già a maggio-giugno, eh? Attenzione. Ok, però okay. Non so perché, okay. se sentivo come prima data settembre-ottobre. Però non, vabbè, non insomma, posso e non so dirvi altro. Ok, qui ci pensa la basta, produzione. Questo, qui ci pensa la produzione, lasciamo tutto alla produzione. Va bene Paolo, grazie moltissime del tuo tempo. Grazie a te. Di aver parlato con il pubblico di Arte Atelier. Noi spero che ci vedremo veramente molto presto a Palermo, a Milano, insomma, nelle prime uscite di Semaforo Rosso. Spero che sarà un'occasione anche per trascorrere un po' di tempo assieme. Per il momento ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te, grazie a voi. Buona serata. Ciao.